Bentrovati, io presento il nostro ospite all'interno del nostro appuntamento sui racconti di Viola, anche perché abbiamo innanzitutto un professionista che ha portato in alto e porta giornalmente in alto il nome della nostra città, però c'è un legame con la Viola Reggio Calabria. Bentrovato Latino Chierio, maestro Latino Buongiorno. Chierio, ma c'è un legame realmente con la Viola Reggio Calabria? Assolutamente sì. Sai, il legame è un legame intanto legato con la realtà che si viveva in quel periodo, perché io sono stato giovanissimo, attratto da questo sport che allora era uno sport pionieristico e attratto da questa figura fantastica che era Mimmo Melara, che mi piace ricordare che il primo concentramento di basket che facemmo noi tutti giovani, c'era anche Enzo Porchi che giocava con me, che ricordo con simpatia e che saluto se ci ascolterà, lo facemmo al Principe di Piemonte. Ed eravamo un gruppo di ragazzi, io ero il più piccolo di tutti, sia di altezza che di età, e Mimmo per concessione, forse se mi fece entrare in questo gruppo. E appunto cominciai con loro, ma ero piccolino. E cominciamo al Principe di Piemonte per fare i cosiddetti fondamentali. Ma questo, chiamo ironicamente palazzetto, aveva una peculiarità, che non aveva i canestri. Quindi noi abbiamo cominciato a giocare a basket, studiando tutti i fondamentali che Mimmo cercava di inculcarci. Fummo un po' i primi a concepire il basket in maniera, chiamiamola, scientifica. Non avevamo i canestri, ma l'entusiasmo, credetemi, era talmente forte che poi personalmente mi ha portato, e a molti di quelli che hanno fatto basket con me, ad amare questo sport. E posso dire con un certo vanto che ancora oggi tutti i martedì vado a giocare a basket e anche i mercoledì. È la Sì. capitale, a Roma, immagino. Sì, a Roma, perché poi purtroppo ho dovuto lasciare la mia città perché ho scelto e l'ho fatto molto presto. E due cose, e non lo dico veramente per piaggeria, lo dico, due cose mi hanno fatto male quando ho dovuto lasciare la mia città. Il primo è stato quello di staccarmi da mia madre, questo si può capire, e il secondo quello di staccarmi dalla pallacanestro perché cominciavo ad affacciarmi nella prima squadra, avevo fatto già qualche partitina da panchinaro, ma giovanissimi, mi ricordo no, di Gianfranco Melissari, che era anche un po' più piccolo di me, di Poldo, di Putorti. Diciamo che noi eravamo i piccoli, io già un anno o due più grandi di loro, però io poi sono partito e lì, ma la passione è rimasta sempre e io l'ho sempre conservata. E una cosa che mi piace rimarcare, e l'ho fatto in altre occasioni anche attraverso il mio lavoro, quanto lo sport è una cosa utile per la crescita dei ragazzi. Io ho quasi imposto lo sport ai miei figli, che anche loro naturalmente hanno scelto tra tre sport fantastici, che sono la pallacanestro, il basket e la pallacanestro, e democraticamente hanno scelto la pallacanestro. Tutte e due hanno giocato, mia figlia ha fatto anche due finali nazionali. Insomma, io proprio gli ho passato questo amore. Ma io ho la passione del basket, ma qualunque giovane si approccia allo sport ne ha solo che beneficio. Noi ci siamo tirati fuori in un periodo dove la Reggio non era, insomma, diciamo, io poi venivo da un quartiere popolare. Io ho passato tutti i miei pomeriggi giocando a pallacanestro con persone che mi hanno insegnato anche a vivere, perché era gente sana, gente che ti ha insegnato i valori. Il compagno di squadra era qualcuno col quale potevi condividere l'obiettivo, non era era un tuo alleato, un tuo. Infatti, con tutta questa gente io sono rimasto amico per la vita e sempre sarà. Ecco. Io aggiungerei una piccola e doverosa parentesi, ovviamente da quel quartiere è passato anche il sottoscritto e larga parte della mia passione, che come ben sapete è abbastanza impattante nella mia vita professionale, e non solo è il quartiere di Santa Caterina, Sì. che
è un quartiere straordinario che grazie alla famiglia Sant'Ambrogio ha tirato fuori dei campioni nella vita e nello sport. Sì, sì. E, bellissimo l'inciso sul mondo della pallacanestro e non sono parole a caso, perché questa è una bella opera che vi consiglio di leggere, dove aprendo le pagine, ok, io sono attratto dalla Calabria, quel quadro rimarrà sempre nella mia mente perché amo tantissimo la mia terra e provo a portare un messaggio di unione, che non è soltanto la nostra città, è una regione che può fare molto di più di quello che sta facendo in questi anni, però aprendo le pagine c'è la pallacanestro, quindi vuol dire che tutte queste parole non sono qui per l'intervista, sono parole reali. La domanda è, ma tantissime persone partendo da Reggio Calabria sono diventate grandi, grandissime, sempre chiaramente la famiglia Versace partita da Reggio Calabria, nel fulgido esempio, forse il più grande esempio, però ci sono esempi di eccellenza partita da questa città e dallo sport, in questo caso la pallacanestro, forse non è un caso. Sì, forse non è un caso, però ecco, parliamo dello sport, perché sì, la pallacanestro per noi ha inciso molto, ma è lo sport che forma molto. Mi piace ricordare, ti chiedo scusa se riavvolgo un po' il nastro, abbiamo parlato del quartiere di Santa Caterina, dove io sono cresciuto. Io anche questa è una cosa che porto nel cuore, come porto nel cuore il ricordo della famiglia Sant'Ambrogio, dei genitori e dei fratelli tutti che ho conosciuto, che con qualcuno sono stato anche compagno di classe, oltre che compagno di basket. Gran bella gente, perché ha portato che cosa all'interno di quel quartiere? Ha portato i valori, ha portato la lealtà, ha portato l'amicizia, la cultura sportiva, quindi gran bella gente. E Versace. I reggini devono sapere che Gianni Versace, con il quale io ero amico, e oggi sono amico del fratello che ha giocato a basket anche lui, è il reggino più famoso al mondo. Non c'è posto del mondo dove io sono stato per lavoro o altro, dove non ho visto il cognome e il nome di Gianni Versace. Da posti prestigiosi come il Metropolitan, tu entri, sulla sinistra ci sono le opere di Gianni, o vai a Dubai e vedi le boutique di Gianni Versace, o a Sydney. Cosa c'entra questo con la pallacanestro? Non lo so, però all'interno di quella famiglia c'erano i valori dello sport, perché il padre di Gianni è stato uno sportivo, ha giocato con la regina, era un uomo che amava lo sport, ha trasferito questi valori, perché non è un caso che le persone che scavano dentro la propria anima e coltivano questi valori, che sono poi quelli della vita, l'impegno. Io ho un genero che ha fatto le Olimpiadi e l'ho visto preparare per le Olimpiadi. Ci sono dei sacrifici che si fanno per arrivare a certi risultati che sono pazzeschi. Questa è gente che entra in una disciplina di vita, ora a secondo naturalmente il livello di impegno, ma cioè, i principi sono quelli: la serietà, la correttezza, l'impegno. Scorciatoie nello sport come nella vita non esistono, e questo è quello che noi dobbiamo trarre da questo amore che noi abbiamo avuto verso la pallacanestro, nel mio caso, e verso lo sport in generale. Allora, studiando la pallacanestro, molto spesso negli Stati Uniti d'America, in ambito NBA e non solo, ci sono queste reunion dove si rincontrano allievi dell'high school, del college, personaggi fantastici che magari sono diventati professionisti o super giocatori. Anche a Reggio Calabria è accaduto qualcosa di simile, perché non ci facevano mancare nulla. Qualche anno fa, io purtroppo non c'ero, ero fuori sede, però mi arrivò una telefonata: Giovanni, vedi che ci stiamo incontrando tutti. Siamo quelli degli inizi. Era tutto vero, poi ho visto la foto. Sì, certo, sì, qualcuno mancava, però ma penso sia, guarda, stato bellissimo. Ma assolutamente. Io voglio raccontare due o tre appunto episodi della nostra fase giovanile, di quando ci allenavamo con Mimmo Malara, che molti appunto ricordano per il suo carattere, anche, a parte il fatto che era uno che conosceva la pallacanestro, ma poi era stato il numero uno.
innovazione da queste parti? Senza assolutamente dubbi. Sì, noi facciamo la difesa a L a tutto campo quando era una cosa impensabile. La 1-3-1, sì, ma poi facciamo la 2-3 a tutto campo, pazzesco. E io ancora mi ricordo le sue scelte su questi due che dovevano avere le gambe forti, e non li cito i nomi perché non voglio poi dimenticarne qualcun altro. Quindi, insomma, ma a parte questo aspetto, mi ricordo di due episodi che segnarono molto la mia... lui non voleva assolutamente che nessuno di noi fumasse, e avevamo fatto un patto nella squadra che nessuno doveva appunto fumare, e capitò che lui beccò uno di noi con la sigaretta in mano. Beh, io vi lascio immaginare la scena di questa borsa con le magliette che uscivano fuori, che dal Piria, che per arrivare su alle scalette era una bella distanza, volò via, e questo nostro compagno accompagnato per tutte le scalette di ferro fino all'uscio, e disse: tu non ti devi far vedere più qui perché tu hai tradito l'impegno che avevi preso con i tuoi compagni di squadra. Io non ho mai fumato, vi dico solo questo, non so se per questo oppure per altro, mai fumato. Perché, ecco, e mi ricordo che Mimmo ci disse: domani capirai perché. È vero, domani, sul momento sembrava una coercizione, una privazione al piacere, al fatto ecco, una piccola cosa, ma di questi episodi ne ho tanti. Io sinceramente ne ho tantissimi. Sì, sì, non voglio essere... Di quegli anni ne ho uno brevissimo, c'era un atleta che è poi diventato un grandissimo personaggio del basket reggino, che soffriva di crampi, e il professore gli disse: devi mangiare potassio, mangiare banane, perché così risolverai tutto. La sintesi, che dopo due giorni finì in ospedale perché sì, ne mangiò troppe. Io mi ricordo una cosa del genere, il mio amico Enzo Porchi si ricorda, era una finale regionale e noi giocavamo nel pomeriggio e Mimmo ci fece mangiare a pranzo il latte Nestlé, che ancora me lo sento, che aveva le sue cose, insomma, tutte belle cose. Però comunque. Studiava negli Stati Uniti quando non c'era internet, è realmente un innovatore che ha cambiato la pallacanestro della Calabria, e non solo, ottenendo risultati, secondo me, importantissimi. E cosa vuol dire portare in giro l'essenza, la natura, le radici della nostra terra? Essere veri. Negli Stati Uniti, cioè, io ho visto esperienze, senta, in ogni dove. Ma un albero che è senza radici, pensi che fine fa alla prima folata di vento? Quello di mantenere le radici non è un vanto, intanto è una cosa reale, perché io che cosa fingo di essere quello che non sono? Ma poi che bisogno c'è? Cioè, io non mi sento meglio, ma neanche peggio di nessuno. Quindi il fatto di essere... poi, quando si ha il vantaggio, come nel caso mio e di molti altri, di avere avuto la fortuna di vivere una realtà bella, pensa che bello, io quando torno nella mia città ho tutti i miei amici, la gente che mi vuole bene, e se io avessi difficoltà e tornassi qui, io troverei del calore, perché ho delle radici. Quindi io un po' mi meraviglio quando mi fanno questa domanda, è la verità. Io ho fatto il liceo artistico qui al museo, noi ce l'abbiamo sotto, no? Siamo su questa terrazza fantastica, e quando passo penso alle volte che arrivavo in ritardo e battevo con la mano su questo portone enorme perché mi si aprisse il portone, che dopo un po' si apriva e mi dicevano: che vuoi, sei arrivato in ritardo, vai via. Io a pregare di entrare. Sono mille i ricordi, gli episodi, le cose belle. Come si fa a cancellare tutto questo? Che significato ha? Questo non vuole dire magari puoi amare il posto dove si vive, apprezzarne anche le qualità, perché poi
la crescita è questa proprio, la sinergia, l'incontro di realtà e di culture, ma la mia non me la toccate perché questo sono io, con i pro e i contro, e io sono il frutto della mia realtà. E quindi insomma... Io credo che in sintesi, per sintetizzare il pensiero del maestro, questo va a tutte le nuove generazioni, il 2004, il 2005, che andranno a studiare magari fuori, dopo un quarto d'ora proveranno a parlare milanese, o romano, Totti Gol, eccetera, eccetera. Io sono fiero della mia cadenza magno-greca, me la tengo, la porto con me. A margine di questo, la viola dopo quegli anni ha avuto un picco bellissimo, grazie al giudice, all'ingegnere Scambia, momenti di altissimo grazie livello. Soprattutto, non me ne vogliate, al presidente Viola, che ricordo con grande affetto. Ero legato a lui da affetto, stima, un grande uomo, una persona generosa. Quando io partii per andare a fare l'Accademia di Belle Arti, gli chiesi, che era più di una domanda, avevo bisogno di soldi e gli ho chiesto se poteva acquistare due opere mie, me ne acquistò un pare quattro. E una persona attenta, affettuosa, un uomo per bene, un uomo, un signore anche nella vita, ha fatto molto per il basket, molto. Ancora appunto mi ricordo di quando fece bloccare le autostrade, i tubi innocenti. Sì, per portare il... È stata una bella persona. Non ha mai dimenticato tutti i suoi allievi, tutti quelli che hanno giocato nella viola. Lo ricordo con grande, grande, grande affetto e stima. Quando ho appreso la notizia della sua scomparsa, mi sono preso l'autorità di telefonare, perché per motivi professionali ho un rapporto di amicizia, di telefonare al presidente del CONI a Malagò per dirgli: abbiamo perso un grande uomo di sport, sarebbe bene che il CONI desse un segnale. E credo che il CONI fece un telegramma alla famiglia per testimoniare questa grande, grande persona che ha fatto molto per tutti noi, per la città, e che meriterebbe anche un riconoscimento insieme ad altri, per l'amore del cielo, però lui ha fatto tanto. Dal punto di vista della toponomastica, purtroppo ci sono delle tempistiche da seguire, ma esistono le deroghe. Presuppongo che, spero di vederlo aperto quanto prima, il nuovo palazzo di giustizia, il super palazzone, penso sia destinato alla sua memoria, e sarebbe il minimo, perché parliamo di una persona che ha cambiato le sorti di questa città. Assolutamente sì. In maniera positiva. Oltre a essere stato un grande professionista. Sì, io sì, andai a trovarlo quando lui era presidente della Corte di Cassazione. Quarta sezione, mi pare, sezione acque della Cassazione. Insomma, sono dei... Sempre nella modestia più assoluta, perché lui non ha mai fatto sfoggio delle sue qualità umane e professionali, perché come tutti i grandi è stata una persona appunto modesta, e lui meriterebbe di essere ricordato sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sportivo, perché torno a ripetere, molti ragazzi hanno salvato la loro vita grazie all'impegno nello sport, impegno che è stato creato da questa sinergia che nasceva dal presidente Viola. Sì, presidente Viola, chiaramente, per chi l'ha conosciuto, queste sono delle parole che si ripetono di giorno in giorno. Cioè, io non mi stupisco assolutamente dei quattro quadri, cioè, perché sono storie che tutti abbiamo vissuto. Ma non ha fatto solo questo, ha fatto molto altro. Per tutti, quando ha potuto. E se non ha fatto è perché non poteva fare. Ma il suo... Un altro episodio divertente del presidente Viola che dice tanto della sua semplicità, della sua generosità. Come molti sanno, lui aveva una casa a Bova Superiore e io andavo tutti gli anni al mare, affittavo una casa a Palizzi, e lì mi ero inventato, tra l'altro, una volta il professor Melara mi disse: il tuo delirio mio di presunzione arriva al punto tale che ti sei inventato un trofeo pur di giocare a pallacanestro. Era vero, avevo inventato il trofeo Città di Palizzi, e ogni anno facevamo un trofeo e il presidente veniva a premiarci.
pensi, veniva con, perché allora aveva una carica istituzionale, quindi doveva essere accompagnato dai carabinieri, veniva e in piazza dava il premio. Ma la cosa divertente è che faceva una festicciola tra tutti ex diciamo giocatori della viola, veniva Melara, Melito, Plecanica, Favano, insomma quelli, e ci invitava a casa sua. E la cosa divertente è che lui cucinava i fiori di zucca, le frittelle di fiori di zucca, non le frittelle, proprio i fiori di zucca. C'era mio figlio piccolino, si chiama appunto Alessandro, adesso vive in Australia, e, che veniva anche lui con me, con entusiasmo, e tutte le volte che andavamo lì, proprio partiva con questo, quando lo incontrammo qualche volta a Roma, mio figlio lo chiamava papà, quello dei fiori di zucca. Quindi il presidente Viola era per mio figlio piccolino quello dei fiori di zucca che lui mangiava con grande passione. Una piccola curiosità, anche perché siamo in chiusura, che giocatore era Nadino Chirico, il maestro? Se era un playmaker, una guardia, non lo so. Io... E chi era il giocatore più forte a quei tempi? Siccome questa è una... È una domanda alla quale non si può dare una risposta seria. Mi piace metterla su un piano divertente. Il più forte di tutti ero io, naturalmente. Non c'è stato mai un playmaker più forte di me. E la verità è che avevamo tutti una grande passione. E non c'era... Ci sono stati dei grandi giocatori. L'altro giorno ho avuto la fortuna, per motivi di lavoro, che sarebbe un po' troppo lungo raccontare, e ho parlato con Santoro. Con Santoro, sì, capitano, ho fatto un'opera dedicata alla viola, abbiamo parlato per un quarto d'ora. Presto, no? Sì, abbiamo parlato per un quarto d'ora seriamente, e a chiusura della telefonata, per sdrammatizzare e per metterla sul piano con il quale tu adesso vuoi chiudere la tua rubrica, io gli ho detto che avevo avuto molto piacere a parlare con lui, e che però lui doveva capire, si doveva rassegnare, che io naturalmente ero molto più forte di lui, che la gente si ricorderà che più forte è playmaker, e il tutto è finito con una risata con la quale dobbiamo finire anche questo nostro incontro. Io ringrazio il maestro Nadino Chirico, è stato un onore per me, un piacere parlare di viola e della nostra terra che diventa grande nel mondo. Un in bocca al lupo per tutti questi lavori straordinari. Grazie. E ci vediamo prestissimo. Grazie, grazie a tutti voi, e mi raccomando, forza viola, forza vita e forza Reggio. Alla prossima.